ma io non avevo dove andare. Tornai a casa. E gli atti di violenza non smisero, ripresero. Malgrado che fosse stata segnalata quella violenza terribile. Raccontare la violenza contro le donne e combatterla attraverso l'intreccio tra differenti forme di creatività. Quello che ci interessava era veicolare il messaggio attraverso più linguaggi e arrivare, anziché alla parte cognitiva dell'individuo, dello spettatore, ci interessava in qualche maniera suscitare un'emozione, quindi andare a incontrare le pance dello spettatore e quindi come dire, aprire uno spirale di riflessione. Si chiama L'arte della rinascita, la performance art nata dalla collaborazione tra tre realtà aretine, Pronto Donna, l'associazione fotografica Imago e la scuola di danza La Piccola Étoile, per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Quest'unione ha dato vita a quest'idea, che è unire le immagini e quindi la mostra fotografica, la danza, la musica, la prosa e l'esperienza del Pronto Donna attraverso i loro monologhi e storie vere raccontate da donne che subiscono violenza. Abbiamo voluto rappresentare la sofferenza della donna che è violentata, che può essere violentata dall'uomo, la sua emozione, e poi abbiamo rappresentato anche la rinascita della donna, perché dalla violenza si può rinascere, e questo è l'intendimento di Pronto Donna, per cui lavora per la rinascita della donna dalla violenza.